Nel pomeriggio il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha nella sua agenda una riunione del Consiglio dei Ministri a Roma. Questa mattina però la Premier è arrivata a Bagnoli, municipalità di Napoli, per la stipula del protocollo d'intesa con il commissario di governo Bagnoli Coroglio, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Ad accoglierla nell'auditorium di Bagnoli anche il governatore della regione Campania Vincenzo De Luca, e qui è scattata l'ennesima frecciatina tra i due, che da diversi mesi non hanno proprio rapporti distesi. Una stretta di mano e De Luca si prende una sorta di rivincita su quella famosa frase pronunciata a febbraio dalla Premier al centro sportivo di Caivano. Sono il civile De Luca, questa la frase questa mattina all'indirizzo di Meloni da parte di De Luca. La politica deve sfidare se stessa su obiettivi difficili, serve far capire che i politici non sono tutti uguali, avvicinare i cittadini alle istituzioni. Per Bagnoli ci siamo preoccupati di trovare le risorse dopo i tanti tentativi di recuperare l'area del passato, così Giorgia Meloni poco prima di firmare il protocollo con Manfredi. Tutti i tentativi di riqualificazione che si sono susseguiti in oltre 30 anni non hanno ottenuto, per utilizzare un eufemismo, i risultati sperati. E ha fatto già discutere un altro momento in sala: il presidente del Consiglio e il ministro Raffaele Fitto invitano De Luca a farsi una foto. La foto. Vieni a fare una foto con noi. Nell'auditorium di Bagnoli non è mancato uno scambio di battute tra Fitto e De Luca. Il presidente della regione è tornato poi sull'accordo legato ai fondi di sviluppo e coesione. Oggi non manca più nulla, l'ho detto alla fine al ministro Fitto, per siglare l'accordo di coesione con la regione Campania. Non manca più nulla. C'erano stati chiesti venerdì i CUP per alcuni progetti, una cosa tecnica, non vi annoio. I CUP li abbiamo mandati dopo 24 ore. Sentiamo anche le parole di Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e commissario di governo per Bagnoli. Ma oggi è un passo molto importante, perché con la copertura finanziaria noi possiamo far partire i lavori di tutto, cioè quindi sia delle bonifiche e soprattutto delle infrastrutture. Durante la visita della Premier lungo via Diocleziano, una marcia di protesta contro l'accordo sull'ex area Italsider. Prima Renzi, poi Meloni, nessuna passerella sui nostri territori, questo uno degli striscioni.